Il fiore questo è quello che conta, lo vedo. Il resto è noia. Quello che hanno questo. Questo lo chiudo con il telefono. Se aspetta, se Bruno finisce per fare il sequestro, per questione di sequestro. Su cosa che c'è lui, fateci il sequestro di questa cosa. Io ho fatto per fare le pezzo. Ah, allora niente. Mamma mia. Che dobbiamo fare il sequestro. Non sono assolutamente le stesse persone, ma insomma sono sempre della stessa etnia, che operavano tutte stanziali sul territorio, sulla provincia di Roma, quindi Roma, Ostia e diciamo zone limitrofe, che avevano scelto per compiere, abbiamo scelto anche il territorio della provincia di Terni per compiere le loro razzie. Noi fino ad oggi abbiamo accertato 33 furti commessi nel territorio diciamo della nostra provincia, di cui uno a Terni e 32 a Narni. Ne abbiamo accertati altri 29 nella provincia di quale noi abbiamo la denuncia, quindi abbiamo e costituisce parte integrante di quelle che sono state le richieste di misura cautelare che la dottoressa Massini ha fatto al giudice Santoloci, che le ha accolte e quindi ha emesso i provvedimenti. Quindi, 33 sicuri più 30, più 20, 33 sicuri in provincia. Più 29 nella provincia di Roma, ma noi abbiamo motivo di ritenere che siano molti di più. I furti ovviamente, come vi dicevo, tanto per darvi dei numeri, quindi noi pensiamo che ci aggiriamo oltre i 100, perché comunque, quindi diciamo, loro vivono esclusivamente di questo. E la particolarità è, che tra l'altro ci ha complicato particolarmente l'attività investigativa, è che questi sono, come già più volte ha detto anche il giudice Santoloci, dei veri e propri fantasmi, cioè di fatto non esistono. Eccezione fatta per uno di questi albanesi che era regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, gli altri sono tutti clandestini. Quindi questo sta a significare che non hanno telefoni intestati, non hanno utenze telefoniche, non hanno utenze dell'Enel, non sono parti in contratti di affitto, quindi non hanno assolutamente.